Daniela Cattivelli, intanto vi racconto di cosa parliamo perché andiamo completamente a cambiare argomento questa mattina. Daniela Cattivelli è coordinatrice del progetto Codice Genova, Codice che è una sigla che sta per connessioni di comunità educanti. Codice Genova è un progetto che è stato supportato e finanziato dalla compagnia Fondazione San Paolo, dall'impresa sociale Con i Bambini e che ha visto per 3 anni impegnati educatori, realtà del territorio, associazioni, cooperative sociali, ma anche gli enti del territorio, Regione Liguria in prima fila con Alisa e poi il Comune e poi i municipi, proprio per affrontare un percorso e dei progetti che andassero a combattere la povertà educativa nelle famiglie, nelle scuole, tra gli studenti dell'area metropolitana di Genova. È intervenuto il Comune di Genova, ma anche il Comune di Arenzano, il Comune di Zoaglie e di Rapallo e il Comune di Sori, è l'altro comune. Intanto vedo collegata Daniela Cattivelli. Buongiorno Daniela, benvenuta in diretta a Primo Canale. Dicevamo tre anni che si sono conclusi, ma avete fatto tantissime cose. Allora proviamo a riassumerle insieme. Buongiorno a tutti, grazie del collegamento. Il progetto è stato un progetto molto grande che ha riguardato, come diceva Eva, tutta la città metropolitana di Genova, da Arenzano fino a Rapallo. Abbiamo lavorato con 10 istituti comprensivi, quindi sia con le scuole primarie che secondarie, e abbiamo potuto fare laboratori e attività con più di 1250 bambini. Per cui è stato un progetto molto, molto importante, con tante risorse, che ha consentito veramente di lavorare con le scuole e cercare di andare a rispondere veramente ai bisogni di povertà educativa dei bambini in condizioni di maggiore fragilità, di disagio sociale, di disagio economico. Certo, poi abbiamo impattato come progetto nella pandemia, quindi il progetto si è un po' dovuto modificare per forza. Fortunatamente non si è interrotto e siamo riusciti anzi a tradurre le nostre disponibilità sia in termini professionali che economici per aiutare le scuole nel periodo più drammatico del lockdown, quindi la DAD e quindi anche poi il rischio di perdere tanti bambini per la strada, il periodo della ripartenza quando le scuole hanno avuto grosse difficoltà e quindi hanno cercato anche attività all'esterno eccetera. Quindi fortunatamente, diciamo, nella tragedia, nella difficoltà grave della pandemia, il nostro progetto in qualche modo ha potuto continuare a aiutare i bambini e le scuole di Genova. Daniela, perché c'è un forte rischio, voi vi siete rivolti ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, però anche qui c'è un forte pericolo di abbandono scolastico che col Covid peraltro si è acuito. Eh sì, certo, perché la scuola secondaria soprattutto è a forte rischio di dispersione scolastica, perché appunto molti ragazzini hanno difficoltà scolastiche, non hanno una situazione familiare in grado di seguirli e quindi già alle medie si palesa il rischio di dispersione, che poi sì, diventa abbastanza drammatico nella scuola superiore. Abbiamo visto che nel lockdown questo rischio si è palesato in modo ancora più forte, perché dovendo stare a casa, dovendo lavorare da remoto, molti bambini o non avevano gli strumenti, i PC, l'iPad, tantissimi avevano solo i telefoni. Capite che fare i compiti e seguire le lezioni per telefono per dei bambini delle elementari o delle medie è praticamente impossibile. Molti bambini avevano i genitori che non potevano seguirli, quindi venivano lasciati un po' a se stessi, non si collegavano, non capivano come funzionavano le lezioni, i genitori stessi spesso e volentieri non avevano gli strumenti non solo tecnici ma anche culturali per seguire la DAD. Quindi questo divario tra i ragazzini più fortunati e quelli meno fortunati a rischio di povertà educativa si è ampliato in modo anche proprio drammatico. Cerchiamo ora di recuperarlo, ma insomma, Daniela, un'ultima battuta in chiusura: vi siete occupati non solo appunto di organizzare laboratori che sono stati poi anche digitali e poi è nata questa figura, diciamolo, dell'educatore, del facilitatore, scusami, delle comunità educanti, e poi vi siete però occupati anche di cose molto pratiche, ben visibili, cioè di operazioni di rigenerazione urbana. Raccontiamo qualcuno di questi progetti, per esempio c'è una bellissima panchina arcobaleno che è arrivata in Val Bisagno.
Sì, e tra l'altro appunto mi collego un po' al discorso, pur da una parte c'è questi pericoli, rischi idrogeologici che colpiscono la nostra città e dall'altra ci sono anche tante invece volontà politiche di cittadini di costruire, di abbellire, di vivere gli spazi in modo diverso. Noi abbiamo cercato di coinvolgere i bambini, i ragazzi, le scuole, le famiglie in un'attività di cura dei beni comuni, costruzione e progettazione insieme di spazi dove poter vivere, dove poter socializzare, dove poter giocare. Tanto più un momento così appunto importante della pandemia in cui gli spazi aperti diventano preziosissimi, no? E quindi abbiamo con i nostri bambini, quella delle attività all'esterno, abbiamo progettato tante cose in tutta la città, da Voltre fino a Rapallo. E tra l'altro appunto per esempio in Val Bisagno, giusto con la collaborazione del presidente Davoglio, che è piacere di aver sentito anche oggi, abbiamo rimesso a posto i giardini Marsano e fatto queste panchine, una arcobaleno e una rossa contro la violenza alle donne, proprio per collegare anche il lavoro sul campo a dei valori educativi. Così come abbiamo fatto attività alla panchina dei conflitti alla Casa Gavoglio, le progettazioni di nuovi spazi nella piazza Palermo alla Foce, abbellimento di terrazzi abbandonati in varie scuole di Genova, insomma tutta una serie di attività che la cosa importante hanno visto protagonisti i ragazzi. Giusto. Grazie Daniela Cativelli, Grazie a io voi. ricordo comunque si possono vedere tutti questi progetti sul sito codicegenova.it, così almeno chi fosse Perfetto. interessato può seguire tutto il lavoro che avete fatto in questi 3 anni. Grazie davvero e buona Grazie domenica. moltissimo, auguri e buon lavoro.